5 decessi e 556 contagi sono i dati delle ultime 24 ore sul fronte del Covid in Calabria. Le vittime del virus salgono così a 2.597 da inizio pandemia. Il tasso di positività si mantiene stabile rispetto a mercoledì, 15,30%. In calo il numero dei ricoverati, 15 in meno in area medica, totale 165, e 2 in meno in terapia intensiva, totale 7. In questi anni, segnati da una pandemia che ha allargato i divari sociali e territoriali, la CISL ha scelto con coraggio la strada del dialogo, della corresponsabilità, della coesione, cercando di unire il paese, ha detto oggi il segretario generale della CISL calabrese Tonino Russo nel suo intervento al Congresso nazionale della Confederazione Sindacale in corso a Roma. Forte ha proseguito l'appello alla corresponsabilità lanciato dal segretario generale Luigi Sbarra nella grande manifestazione del 18 dicembre scorso a Roma e per questo gli diciamo un forte grazie. La CISL ha scelto di lavorare per costruire insieme la ripartenza dopo lo shock pandemico, cercando di dare dignità al lavoro. Per noi occorre ripartire da un grande patto sociale, dalla corresponsabilità. Per ricostruire il paese occorre ripartire dal protagonismo di un'Europa che finalmente sceglie la strada degli investimenti per la crescita e soprattutto che guarda alle nuove generazioni. L'USB ha organizzato una manifestazione di protesta dei precari della sanità nel piazzale della cittadella regionale di Catanzaro. I lavoratori chiedono ancora una volta risposte chiare e concrete per la stabilizzazione dei precari, circa 1.800, i cui contratti scadono il prossimo 30 giugno. Per i lavoratori, la Regione Calabria è responsabile del mancato avvio delle procedure di stabilizzazione, nonostante la legge lo permetterebbe. Sì, stamattina siamo qua in Cittadella per chiedere la stabilizzazione in base alla legge 234 per gli aventi diritto, quindi i raggiungenti requisiti dei 18 mesi e capire le proroghe post 1 luglio. La regione deve dare indicazioni su tutte queste situazioni che ancora non sono state chiarite. I precari hanno lavorato durante il periodo Covid, hanno fatto doppi turni, sacrifici, portando anche a casa il Covid senza paura, mandando avanti il servizio per ottemperare l'emergenza Covid. Senza farsi problemi. Quindi pretendiamo risposte da parte della Regione Calabria, una nota, perché la Regione Calabria deve inviare una nota a tutte le ASPE e le AO della Calabria, per chiarire i requisiti della stabilizzazione. No, noi siamo ottimisti anche perché sappiamo che c'è la possibilità, ci sono anche le esigenze da parte delle aziende e sappiamo che anche il Presidente ha capito che l'emergenza sanitaria è una cosa importante da risolvere. Ora vediamo chi ci riceve, se il subcommissario Esposito, la dottoressa Scordo, non so, vediamo chi ci qualcuno ci riceverà sicuro. Vandaferro è il candidato giusto per due ragioni. La prima è di carattere personale perché Vandaferro ha sempre dimostrato assoluta competenza e conoscenza del territorio ed una credibilità più volte manifestata nell'impegno istituzionale a livello nazionale. E la seconda è per una battaglia chiara, seria, di coerenza di Fratelli d'Italia che Vandaferro interpreta molto bene. Lo ha detto Raffaele Fitto a Catanzaro per sostenere la candidata a sindaco di Fratelli d'Italia, la parlamentare Vandaferro, che corre in autonomia rispetto al resto del centrodestra. Il candidato giusto per due ragioni. La prima è di carattere personale, perché Vanda ha sempre dimostrato assoluta competenza e conoscenza del territorio e anche una credibilità manifestata più volte nell'impegno istituzionale a livello nazionale. E in secondo luogo per una battaglia chiara, seria, di coerenza. E per quanto ci riguarda come Fratelli d'Italia, e Wanda la interpreta benissimo, noi vogliamo che non ci siano posizioni equivoche ma che ci siano posizioni chiare. Il centrodestra è una parte del campo e in quella parte del campo noi vogliamo giocare la nostra partita. Senta, a proposito di chiarezza, non si può dire che nel centrodestra catanzarese ci sia stata, insomma, esempio di chiarezza negli ultimi mesi. Lei come l'ha visto? Ma sicuramente se noi immaginiamo che il centrodestra non è unito e ci sono stati degli errori, e certamente questo ha rappresentato una difficoltà oggettiva, però è chiaro che il nostro obiettivo è quello che il centrodestra faccia il centrodestra.
centrodestra, a livello nazionale come a livello locale. E per fare il centrodestra bisogna essere alternativi in modo netto e chiaro alla sinistra e ai 5 Stelle. Non ci sono posizioni equivoche e differenti. E questa battaglia che noi facciamo la facciamo con convinzione per dare a Catanzaro non solamente una prospettiva collegata alle amministrazioni comunali e quindi a queste elezioni, ma vogliamo anche costruire una prospettiva che sia ancorata ai valori, alle idee e ai programmi del centrodestra. Le priorità sono tante, sono quelle di una ricucitura del centro storico con i tanti quartieri lontani, la possibilità di rivedere quella che è stata una crescita negli anni passati e non mi riferisco negli ultimi 20 anni urbanisticamente di una città che probabilmente doveva svolgersi più verso a valle e non a nord, la possibilità di dare opportunità di formazione, cultura e soprattutto di guardare ai giovani, una città che deve guardare alle fasce deboli, nei servizi essenziali, dalla sanità a tutto ciò che ci richiede questa città, mettendo in campo ciò che di buono è stato lasciato, ciò che testimonia anche oggi la nostra presenza nella biblioteca, perché voglio ricordare a chi dice che la città negli ultimi 20 anni non è cambiata, questa era un'altra biblioteca e si riuscì a realizzare quella che oggi è un contenitore non soltanto rispetto al patrimonio librario e alle risorse umane che ci lavorano, ma ad una storia, ad una tradizione e comunque un immobile di pregio. La Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro, su disposizione del locale tribunale, ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni mobili e immobili aziendali nella disponibilità di un noto imprenditore cosentino attivo nel settore alberghiero e della distribuzione di prodotti per la ristorazione in Italia e all'estero. L'imprenditore era stato arrestato nell'ambito di un'operazione antimafia e per gli inquirenti è inserito in un 'ndranghettista della fascia ionica per la quale procura e garantisce investimenti, gestendo anche nel regime di monopolio forniture alimentari. È stato condannato già a 8 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione. Gli investigatori, operando una precisa ricostruzione contabile, sono stati in grado di evidenziare una rilevante sproporzione tra le risorse reddituali dell'uomo e il cospicuo patrimonio a lui riconducibile. Sigilli al capitale sociale e al compendio aziendale di una società operante nel settore turistico alberghiero, nonché ad auto, conti correnti e rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Consigli utili per evitare le frodi. Gianfranco Scarfone, in virtù dell'esperienza maturata all'interno del servizio repressioni frodi competente per tutta la Calabria, è membro del NOC, Nucleo Operativo Centrale, contro le frodi e le sofisticazioni nel comparto agroalimentare. Si è raccontato agli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Bruno Chimeri di Catanzaro tramite un confronto diretto, durante il quale ha presentato il suo libro dal titolo Frodi, confessioni di un repressore. La prima cosa che farò è quella di fargli vedere quali prodotti fanno male e quali invece non fanno male. E poi batterò tantissimo sull'etichettatura dei prodotti, che è l'unico sistema che può tutelarli e gli può evitare di ingerire prodotti che fanno male. Perché l'etichettatura non la legge nessuno. Noi acquistiamo i prodotti per uno spot pubblicitario, per un colore della confezione, non certo per quello che c'è dentro. Io sto andando in tante scuole e sto facendo questo perché è un messaggio che voglio lanciare, e se parte dalle scuole sicuramente nel futuro il sistema sanitario avrà meno, cioè più sgravi, meno problematiche, e sicuramente i tumori, che sono la cosa fondamentale, il 38-40% deriva da quello che mangiamo. Senta, i tranelli, le trappole più frequenti quali sono? Ma quelli sono dietro l'angolo. Diciamo che in Italia c'è un sistema di controlli, come ho detto prima, molto buono. Ci sono circa, tra i CQRF, NAS dei Carabinieri, ASL, Corpo Forestale, ci sono 10... Che stiano intensificando peraltro, no, i controlli. Tra l'altro, anche perché hanno capito che cioè bisogna camminare di passo con il produttore, il quale lui ha i soldi e quindi assolda chimici, biologi, riesce ad evitare i sistemi d'analisi dello Stato. E i consigli ai ragazzi che ci ascoltano, il messaggio a loro? E io mangerei meno patatine, andrei di meno al McDonald's, andrei a mangiare la pizza dove non utilizzano la farina 00,
incomincerei a guardare queste cose. Sì, certamente, la contraffazione è un argomento sul quale noi abbiamo la massima sensibilità, perché preliminarmente è attinente con il nostro percorso di studi, perché riguarda discipline scientifiche che caratterizzano il nostro istituto. Il convegno di oggi è molto importante e fondamentale per sensibilizzare i ragazzi, in particolare la popolazione in generale, su una scelta consapevole di alimenti che siano genuini, che abbiano una valenza alimentare certificata, insomma, perché sappiamo benissimo che in giro si trovano parecchi alimenti che potrebbero non essere conformi alla normativa. Sarà un sabato di sport, arte e spettacolo al quale parteciperà anche il mondo del volontariato. Infatti ritorna a Cosenza il Tremenda Day, che alla sua 8ª edizione animerà l'isola pedonale di Corso Mazzini e la Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi, che ha creato l'evento per coinvolgere soprattutto i giovani e spingerli verso sani momenti di aggregazione. L'evento si svolgerà sabato dalle 16 in poi da Corso Mazzini, quindi da Piazza Municipio, dal Comune di Cosenza fino alle fontane di Via Rabbia, dove finirà con l'esposizione degli artisti. Sono 26 artisti con circa 60 opere e ci saranno tantissime discipline sportive, saranno tipo 35-40 discipline sportive che coinvolgeranno 4.500 ragazzi, bambini, adolescenti con le loro attività. Un evento importante che la provincia sostiene, una grande voglia di vivere ma soprattutto di ritornare a quella gioia di condividere lo sport e poi il sociale, che è anche arte e cultura, dietro una straordinaria presenza che è quella di Deborah Granata ed Exodus. Noi siamo promotori della diffusione della cultura e della prevenzione, del benessere, del bell'essere, perché la salute e il benessere sono necessari per lo sviluppo economico e sociale. Il testimonial del Tremenda Day è l'attore Costantino Comito. Ragazzi, che dire, io vi aspetto veramente tutti con le vostre di carovane, perché la nostra è già bella piena e non basta, non ne basta solo una. Ci sarà tanta curiosità perché vedremo tantissimi sport nuovi, non vi dico niente, altrimenti poi non vi rovino la sorpresa. C'è questa meravigliosa carovana, avremo la presenza anche di Don Mazzi, che alla sua veneranda età veramente ha tanto ancora da dare, da insegnarci, penso che è più ragazzino di noi. Quindi vi aspettiamo, siamo pronti ad inondare Cosenza con questa tremenda voglia di vivere.